Siamo al ristorante Don Gustavo a Sanzero, oggi raccontiamo una storia di immigrazione e soprattutto una storia, il lato bello, il lato pulito dell'immigrazione, se ne parla così tanto. Siamo con Gustavo. Gustavo, tu arrivi dall'Argentina, raccontaci un po' la tua storia. Allora, sono partito dall'Argentina tanti anni fa, avevo quasi 17 anni quando sono partito, e ho girato un po' Sud America, poi Europa, e stavo in Svizzera, che lavoravo lì, sono arrivato in Italia, ho conosciuto una ragazza italiana, di qua del sud Italia, e ci siamo trasferiti di qua. Ci siamo sposati e abbiamo deciso di investire in questo posto meraviglioso, al mio parere. E abbiamo aperto questo ristorante. E abbiamo cominciato a lavorare. E sono 3 settimane che abbiamo aperto, quasi un mese, e aspettiamo a vedere che cosa succede. È bello pensare dopo tanti chilometri, no? Non vorrei essere blasfemo, però c'è un argentino a Roma che dice sono venuto dalla fine del mondo, anche tu sei venuto dalla fine del mondo, sei porteño, spieghiamo di Buenos Aires, la capitale dell'Argentina. È un po' una scommessa investire nel sud Italia, insomma, investire tutte le tue risorse. Ripeto, qui perché hai incontrato una donna, ma qui anche perché evidentemente ti senti quasi a casa. Sì, praticamente stare qua è come stare a casa, veramente. L'italiano, il 12% della popolazione argentina è italiana, vengo da una famiglia italiana, quindi di radici italiane, e trovarmi qua è come trovarmi a casa, non sento la differenza, non sento quella mancanza che magari di altre parti si sente. Sì, il calore del sud è molto diverso anche al resto d'Italia. Sì, ti senti a casa, quello sì, ti senti a casa. Credo nel posto, credo nella gente, credo che ancora si possono fare cose buone, che si può investire, che si può lavorare. E niente, questa è la cosa più importante al mio parere.